Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Ci sarebbe un piano del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese per distribuire in maniera più uniforme i clandestini che arrivano in Italia, clandestini, richiedenti asilo, naufraghi, rifugiati. Ci sarebbe un suo piano che in questo momento non ha preso le prime pagine dei giornali ed è risultato in un articolo pubblicato dal quotidiano La Repubblica, che ha fatto una intervista al ministro dell'Interno Lamorgese per rendere quella signora che ha preso il posto di Matteo Salvini al Viminale. Quindi come fare adesso con i centri di accoglienza, anche perché nei centri di accoglienza in questi giorni si sono cominciati a riscontrare i primi casi di contagio. Quindi voi, come sapete, per loro il decreto non vale, si è detto in molti articoli, in molti giornali, perché escono lo stesso, vanno in giro, sia loro che i Rom a Milano a Roma continuano a rovistare nei cassonetti, mentre loro tranquillamente, gli immigrati, escono, vanno in giro, anche perché molti non hanno fissa dimora, vivono nei parchi, nelle stazioni, nei giardinetti, quindi loro non hanno una casa dalla quale non uscire, la loro casa è in giro e quindi continuano ad andare in giro nonostante possano aver contratto la malattia. E qui il problema è lo Stato non se lo è posto, perché evidentemente sta pensando a questo problema in maniera più generale e non ha avuto neanche il tempo di pensare a cosa fare, mentre Luciana Lamorgese ha avuto un'idea, quella di prendere i migranti che sono nei centri più affollati e distribuirli in giro per l'Italia a gruppetti, in modo da farne dei piccoli centri dove riuscire a eventualmente a isolare i casi, eventualmente, perché nessuno sa e nessuno sa come si faccia e quali siano le persone che dovrebbero fare questo, ma si dice anche che tra Lombardia ed Emilia-Romagna ce ne siano censiti ce ne sono censiti 85.324, e Lombardia ed Emilia-Romagna sono tra le regioni più colpite. Quindi è difficile immaginare in maniera pratica come attuare questa disposizione, sempre che essa venga approvata in tempi certi, ma fino ad oggi il piano risulta presente solo in dichiarazioni di fonti del Viminale rese ai colleghi del giornale Repubblica. Le domande sono queste. Intanto il programma dovrebbe essere passato ai prefetti nel giro di pochi giorni. I prefetti dovrebbero iniziare lo spostamento dei migranti, ma in che modo verranno trovate le strutture idonee per ospitare centinaia, decine di migliaia, diciamo, di persone e far rispettare loro le misure di distanza sociale, quella di un metro? E quest'ultima è forse la domanda che è più difficile rispondere, anche perché occorrerà vedere quali territori, quali sindaci, quali amministratori in un momento come questo accettino l'arrivo di migranti da altre zone, da altri comuni, per di più da quelle più contagiate, che arrivino dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna. Quindi un problema, quello del sovraffollamento dei centri, rappresentato dal fatto che con il governo Conte 2, voi sapete che con Salvini moltissimi centri in Italia erano stati chiusi, ridimensionati, proprio perché gli arrivi in Italia si erano ridotti di circa il 70% quando c'era il governo Conte 1 con Salvini come ministro dell'Interno. Poi da agosto a dicembre gli arrivi sono aumentati del 245%. Da gennaio al 27 di febbraio, l'ultimo arrivo anche con le ONG, addirittura gli arrivi in Italia erano e sono aumentati del
945%, cioè vuol dire per 10 volte rispetto all'anno precedente. Quindi c'era stato subito un sovraffollamento dai centri di prima accoglienza come quelli di Lampedusa, fino poi il governo è stato costretto a riaprire molti centri che erano stati chiusi in passato, e quindi adesso quelli che sono stati riaperti, perché non sono stati riaperti tutti perché ci vuole del tempo, quelli riaperti si sono saturati ovviamente con degli arrivi decuplicati, cioè per 10 volte. Quindi capite che in questo momento adesso c'è il problema di cosa fare, di come fare con queste persone che probabilmente molti di loro hanno già contratto, e poi stando tutti a contatto uno con l'altro in questi centri, probabilmente lì la diffusione è molto più ampia di quella che ci hanno raccontato di qualche caso. Qualche caso probabilmente avrà infettato tutti quelli che c'erano in quei centri, compresi gli operatori che lavorano lì, tutte le persone che assistono questi immigrati. Intanto il governatore della Lombardia dice: ci sono in giro ancora 4 persone su 10, il 40% delle persone tramite la ricerca con i cellulari via satellite, le celle telefoniche, si è scoperto che in Lombardia si muovono ancora 4 persone su 10. Però attenzione, le persone che si muovono perché viene permesso di andare al lavoro, quindi vanno al lavoro, si può andare al supermercato, quindi vanno a fare la spesa, si possono fare le passeggiate, quindi vanno a fare le passeggiate, vanno a portare il cane a fare la pipì, vanno in farmacia, vanno all'ospedale per le visite mediche urgenti, vanno dal tabaccaio, vanno a comprare il giornale, vanno a fare sport nei parchi, e quindi alla fine ovviamente che le persone sono in giro, perché i divieti minacciati, vi denunciamo, alla fine se tutto è permesso, cos'è che non è permesso? Andare in vacanza, spostarsi da un comune all'altro con la macchina per andare in spiaggia, non lo so, però naturalmente la gran parte delle persone che cos'è che fanno? Lavorano, vanno a fare la spesa e a volte si fanno una passeggiata, e quindi l'80-90% delle persone continua a fare quello che faceva prima, va a lavorare, va a fare la spesa, se serve vado in farmacia, tabaccaio, giornalaio, se mi serve ci passo. Quindi questa è la realtà. Mentre il governatore dice serve un modello come Wuhan, divieti più rigidi e militari sulle strade, e la regione ha già ordinato 57 milioni di mascherine, mentre il governo gli ha mandato in Lombardia 114 militari, e Fontana praticamente metaforicamente si è messo a ridere: 114 militari, ma secondo voi io che cosa ci devo fare? Quindi partendo dai numeri si comprende anche l'ostinazione della regione nel chiedere a tutti i lombardi di rimanere a casa e osservare le regole. Ora pretende che il governo imponga misure ancora più restrittive e mandi i militari sulle strade per aumentare i controlli. Come dicevamo, la regione ha avviato da giorni un monitoraggio dei movimenti in Lombardia grazie alle celle telefoniche che agganciano i cellulari. Il confronto tra mercoledì e un giorno normale come il 20 febbraio pre-malattia rivela che il 42% ha percorso oltre 500 metri, quindi sicuramente è uscito di casa, al netto di chi deve ancora spostarsi per lavoro. Gargamella, no? Ahí te digo yo, para tu la de italiano. No. È aburrido stare in casa, ¿verdad? No, es que mi mamá está acostumbrada pues a clases de deportes, entonces todos los sábados se va a dar una clase.
Pero como ahora no puede meterse, ya sabrá cómo está. ¿Por qué no recogiste esto? ¿Por qué no recogiste lo otro? Haz esto, todo eso. Ah, estas 2 semanas van a ser.